Questo è un video dove mostriamo la doratura in foglia oro zecchino, 23 carati. Si tratta della doratura all'acqua. Come vedete, il doratore sta bagnando il bolo. Il bolo contiene colla di coniglio. Perciò, una volta bagnato, la colla di coniglio torna a essere pronta per avere la sua funzione di colla. Ecco il doratore che raccoglie la foglia e l'attacca sul bolo bagnato. Il doratore ha aperto il libro che contiene 20 foglie d'oro, anzi 25. Poi col coltello taglia la foglia dell'oro, bagna il bolo, che è la superficie rossa che voi vedete, bagna abbondantemente la superficie rossa, in tutte le sue parti, altrimenti poi l'oro non si attacca, raccoglie la foglia dell'oro e la stende con precisione nei punti dove ancora non è stato messo. Questa procedura di bagnare il bolo è molto importante perché se uno tralascia di bagnare alcune zone, poi l'oro non si attacca. Vedete la difficoltà? L'oro tende ad attaccarsi alle superfici bagnate, perciò è sufficiente che il coltello abbia un po' d'acqua e diventa più difficoltoso dorare. Ricordatevi che l'oro è impalpabile e toccarlo con qualsiasi altra cosa che non sia il coltello o la pennellessa, l'oro si perderebbe.